La preghiera, i colori vivaci delle coreografie che hanno animato l'appuntamento allo stadio Meazza, la voglia e la gioia di crescere insieme coltivando l'amicizia con Gesù. La lunga giornata di Papa Francesco a Milano e nelle terre ambrosiane si è conclusa con i crisimandi e i crisimati in un dialogo aperto con domande formulate da un ragazzo, da una coppia di genitori e da una catechista. Circondato da sorrisi allegri e spontanei, il pontefice ha insistito sulla dimensione del tempo da trascorrere insieme, soprattutto in famiglia, giocando, sull'educazione che dovrebbe essere multiforme, basata sul pensare, fare, sentire e sul senso dello stupore che oggi rischia di essere scheggiato dall'uso costante della tecnologia. Ai genitori Papa Bergoglio ha raccomandato di essere testimoni della fede perché i figli riescono a captare tutto ricavando conclusioni e insegnamenti e a far crescere in loro la carità e la solidarietà avendo cura della loro gioia e della loro speranza. In un racconto largamente a braccio reso più intenso da ricordi personali, Papa Francesco ha poi indicato 3 strade per far crescere l'amicizia con Gesù. I nonni che hanno la saggezza della vita, giocare con gli amici come faceva lo stesso Figlio di Dio per capire il rispetto e la bellezza di fare squadra e la parrocchia. Infine una richiesta, promettere di non fare mai bulli con qualcuno, di non perseguitare le persone, soprattutto quelle fragili, una piaga che si sta diffondendo, ha riconosciuto il pontefice, in maniera preoccupante. L'appuntamento, conclusosi ben oltre i tempi previsti, è stato anche un'occasione di carità, sostenendo in questa edizione il progetto di ricostruzione della Casa del Futuro di Amatrice.